Ciao a tutti, sono Giuseppe Ligo, direttore creativo di Graphic Nut, un'agenzia pubblicitaria napoletana con sede anche a Milano. In quei sensi vengono, anche c'è un settore proprio del marketing sensoriale, ovvero l'utilizzo dei cinque sensi nella comunicazione del prodotto. Possono essere utilizzati, anzi secondo me possono arricchire l'esperienza d'acquisto nei confronti dell'utente, offrendo anche un'esperienza più totale dell'utente nei confronti del prodotto, cioè riuscire a far capire all'utente di che prodotto stiamo parlando anche sfruttando i sensi, i cinque sensi. Ci troviamo anche di fronte un po' anche allo sviluppo di nuove tecnologie legate alla comunicazione che rendono più robotica, nel senso, per esempio, un caso eclatante è l'utilizzo dei chatbot che prenderà ancora piede anche in futuro, dove si cercherà sempre di più di far dialogare l'utente con un bot che prenda le sembianze di un customer care piuttosto che di qualcuno che venga incontro alle esigenze in quel momento del target di riferimento. Brand si trasforma in base al target che si sceglie, col quale sceglie di relazionarsi, sia per quanto riguarda la comunicazione, ovvero il tone of voice che cambia in base anche al pubblico col quale il brand va a interfacciarsi, sia con le tematiche e i trend che il pubblico di riferimento associa al brand, cioè il brand cerca sempre di diminuire la distanza che c'è tra il brand e il pubblico. Come si studia in quel caso il target, in base a come si studia il target, il brand reagisce andando incontro a quello che sono le tendenze piuttosto che gli usi del trend di riferimento.